Al Granillo, una rinata regina batte la Casertana 2-1 e conquista tre punti fondamentali per la salvezza. Si chiude così la 31esima giornata di Serie C. Era la partita della vita, la partita che soprattutto i tifosi amaranto aspettavano ormai da mesi. Faccia a faccia due squadre opposte, da un lato la regina in cerca di riscatto, dall'altro la Casertana, reduce da sette risultati utili consecutivi. A partire meglio i padroni di casa, con Bianchimano che alla mezz'ora si divora il gol del vantaggio. Gol che però non tarda ad arrivare. Su calcio d'angolo la Ezza stacca più in alto di tutti, direzione porta. Polak salva, ma l'arbitro convalida e l'1-0 tra le vibranti proteste ospiti. Allo scadere del primo tempo però arriva la reazione della Casertana, la firma è di De Vena, si va a riposo sull'1 pari. Secondo tempo fotocopia, dopo la seconda occasione sprecata sotto porta, Bianchimano recupera al 64esimo con una punizione ed è il gol del vantaggio, il gol vittoria. La regina batte la Casertana e si porta 32 punti, staccando, anche se di poco, la zona calda della classifica. Maria Chiara Sigillò per l'ACNews 24.